Allora, la regina mangia il pedone. L'alfiere mangia pedone di re. Sono nei guai. Torre in D1. Mi dispiace, Frank. Forse ti è sfuggito. Regina in F3. Alfiere mangia regina, re mangia alfiere, scacco matto. A quanto pare hai ragione. Bravissimo. Grazie per la bellissima partita. Buongiorno a tutti, sono Gerardo Bonomo. Primo luglio 2020, ieri, come vi ho anticipato, abbiamo lavorato con una Yashica o Yashica 124 Matt G. L'idea di partenza era scattare in rolle il retro 400S, poi c'è stato un change of course e abbiamo utilizzato una Rolly RPX 25, 260 linee per millimetro, e una Rolly Infrared 160 linee per millimetro. La RPX 25 è stata sviluppata in Hydrofen Bellini alla durizione 1+31 per 11 minuti, la Rolly Infrared è stata sviluppata sempre in Hydrofen Bellini alla durizione 1+31 per 18 minuti, entrambi gli sviluppi anticipati da un iridescente prebagno di un minuto. Sulla RPX 25 in alcuni scatti è stato utilizzato il filtro rosso 25A, sulla Rolly Infrared naturalmente è stato utilizzato il filtro Infrarot R72. Dopo aver sviluppato, prima di andare in stampa, ho fatto delle riproduzioni di questi negativi che, anche grazie alla presa della luce in luce incidente con il Seconic L308X, si sono rivelati perfettamente esposti. Sono stati riprodotti, prima di passare alla stampa argentica, con questa Nikon D5600, da un lato con un micro Nikkor 6028G ultima generazione e dall'altra inserendo tre tubi di prolunga sulla Nikon D5600 e un Nikon AI 20 mm F3.5 degli anni 80 che nasce come obiettivo da utilizzare normalmente sulle fotocamere, ma da istruzioni Nikon, se invertito di 180 gradi e montato sui tubi di prolunga o direttamente sulla fotocamera, lavorando naturalmente in stop down e aprendo e chiudendo il diaframma di lavoro alla bisogna a seconda delle necessità, ho fatto queste riproduzioni dalla scala 1 a 1 fino ad arrivare alla fine a degli ingrandimenti di dettaglio del negativo pari a un ingrandimento su carta di circa 30 volte. Quindi se immaginiamo il negativo 6x6 che è un 55x55 mm, abbiamo, tra virgolette, simulato il dettaglio di una stampa in formato 1,5x1,5 m. I risultati, a mio parere, come sempre, sono stati stupefacenti e ad accompagnare questo video, a seguire, vedrete appunto gli ingrandimenti vari delle varie pellicole. Quindi pellicole straordinarie, sviluppo straordinario, la Yashica o Yashica, anche se non è blasonata come Rolleiflex, utilizzata con un corretto diaframma di lavoro, dà dei risultati assolutamente straordinari. Inutile dire, il tutto su tre piedi, ovviamente manfrotto, con scatto a filo, anche se la macchina ha otturatore centrale, in modo da evitare qualunque tipo di micromosso, e direi che il risultato è stato come sempre straordinario. In attesa del 4 luglio e degli auguri per il 4 luglio, buon primo luglio 2020 a tutti dal vostro non rimovibile ed affezionatissimo Gerardo Bonomo. Ecco, un primo scatto realizzato su Rolly RPX 25, gamma tonale assolutamente straordinaria. Secondo scatto sempre realizzato su Rolly RPX 25. E ancora un altro scatto su Rolly RPX 25. Interessante notare alla base della pianta
quella sorta di ghost, altro non è che l'erba che ho volontariamente mosso durante la posa di 6 secondi, agitando un polistirolo con il quale contemporaneamente illuminavo la pianta in controluce. Scatto su Rolle Infrared, effetto Wood perfettamente garantito. Un altro scatto su Rolle Infrared, sempre con l'effetto Wood. Un dettaglio dello scatto precedente con una diottra. E poi un altro ingrandimento con il 20 mm AI montato invertito sui tubi di prolunga. In blu i decimi di millimetro, in rosso il millimetro. Si riesce a notare la compattezza della grana, qui stiamo parlando di un ingrandimento 30x, come già accennato, quindi la simulazione di una stampa di 1,5 m per 1,5 m. E ancora buon 1° luglio a tutti, dal vostro sempre non removibile Gerardo Bonomo.